fare biofisica. E come dire, cos'è la biofisica? E un po' che penso ovviamente a questa domanda, una possibile risposta. E stamattina, per caso, proprio nella libreria della scuola, ho avuto in qualche modo la risposta a questa domanda. Era un vecchio test di Galvani, che nella prima metà dell'Ottocento si chiedeva qual era la relazione tra l'elettricità naturale, quella dei fulmini o quello delle scintille che si può far scoccare usando l'organo elettrico della Torpedine, e l'elettricità che lui chiamava naturale animale, che è quella che viaggiando dal cervello, nella sua mente, viaggiando dal cervello, correndo attraverso i nervi, permetteva la contrazione dei muscoli. Lui ha fatto questo esperimento straordinario, secondo me, in cui ha usato l'elettricità generata dalla torpedine proprio per attivare la contrazione dei muscoli, dimostrando che questi due fenomeni in realtà sono la stessa cosa. E questa è la base della risposta per che fare il biofisico. La natura è una e la fisica è una. E la fisica sperimentale ci dà degli strumenti fantastici per studiare i sistemi viventi, ma ci dà anche il paradigma fondamentale in cui cercare di capire le proprietà della materia assemblate in modi molto complessi all'interno dei sistemi viventi. La mia scoperta più importante. Più importante per chi? Più importante per me, posso rispondere a questa domanda, ed è stata la prima. È stata la prima perché è quella che ha cambiato il resto della mia vita, è quella che mi ha fatto ovviamente continuare a amare ancora di più questo mestiere, è quello che mi ha fatto vivere nel posto dove vivevo. E credo che non mi scorderò mai il giorno in cui guardavo sul computer i risultati delle mie misure ed era sempre una traccia piatta e sapevo che avrei avuto successo se questa traccia si divideva in due, questi segnali che erano sempre costanti, si divideva in due, uno andava su, uno andava giù. E il giorno in cui è successo questo, ho visto questa cosa venire, la mia vita in quell'istante è cambiato. Poi l'articolo è stato pubblicato, è stato anche abbastanza interessante, ma è stato interessante per me, perché mi ha cambiato la vita. Vedere che quelle tracce cambiavano, che tutto l'apparato che faceva la misura l'avevo disegnato io, l'avevo costruito io, e quel pezzettino di cervello faceva quello che io speravo che facesse, è stato bellissimo. Ora sono da diversi anni che, se devo riassumere quello che facciamo, noi studiamo i meccanismi cellulari di malattie genetiche del cervello. Per malattie genetiche intendiamo malattie cognitive del comportamento che sono generate dalla mutazione di un singolo gene. E un singolo gene cambia completamente il destino di un bambino. Un bambino che è normale, una mutazione lo può far diventare epilettico, lo può far diventare autistico, può trasformare una vita, completamente la vita del bambino e ovviamente della famiglia. E noi siamo interessati ai meccanismi molecolari. Quando queste cose diventeranno utili? Non so quando diventeranno utili. Posso dire che una delle cose che stiamo facendo. Stiamo studiando la regolazione di uno ione che sta all'interno delle cellule del cervello e errori nella regolazione di questo ione possono essere corresponsabili per tantissime diverse patologie cerebrali. E quindi capire quali sono queste patologie, in che momento questa disregolazione avviene. Potrebbe offrire una speranza, diciamo, di trattamento, se non altro perché esistono dei farmaci già esistenti, già approvati, che possono essere dati all'uomo, che sappiamo agire su questo ione. Però prima bisogna dimostrare che questo meccanismo delle malattie.